perché insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Milioni di persone che sceglie il leader di un partito politico è un caso unico in Italia. Non siamo un partito tascabile del leader, siamo un partito popolare con una leader a questo punto. E mi ha guardato e mi ha detto: guarda che vinciamo. Ho detto: questa lucida follia mi piace. Non ci credevano quelli che non conoscono fino in fondo il Partito Democratico e non avevano capito che forza della natura è lì. Una grande rivoluzione dal basso, una grande partecipazione di tante persone che hanno fatto ore e ore di fila e gazebo sotto la pioggia, sotto il maltempo, per poter partecipare a questo processo di cambiamento. E Lichlein ha giustamente sottolineato che dobbiamo avere l'umiltà di riconoscere gli errori fatti nel passato. E la liberalizzazione dei contratti a termine con i decreti Poletti e dei licenziamenti con il Jobs Act è stato un errore. E non c'è che augurare buon lavoro a Lichlein, non è un ruolo ovviamente difficile, non è un ruolo facile, non è un ruolo per niente facile, è un grande elemento di novità. Sentiamo la responsabilità di metterci a disposizione per dare una mano a Elli e per dare una mano a tutta la comunità del Partito Democratico. L'augurio che abbia la possibilità di fare meglio di quello che ho fatto io. E soprattutto saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni. Le 20.04, buonasera, bentrovati a tutti voi a questo nuovo approfondimento del TG Plus. Buonasera a Savino Balzano, il nostro opinionista. Buonasera Aurora, buonasera a tutti voi. E bentornato a Lorenzo Reggiroli, analista di BD Media. Grazie per essere di nuovo con noi, Lorenzo. Grazie, grazie a voi e buona serata a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, con Lorenzo, lo dico sia a Savino che ai nostri telespettatori, ci siamo sentiti sabato per fare delle previsioni in vista del voto delle primarie che ha sancito la vittoria di Elly Schlein, la nuova segretaria del Partito Democratico. Partiamo da questo dato, Lorenzo. Schlein ha registrato, ha conquistato il 57,70% dei voti, mentre Bonaccini il 46,25%, che è bene o male quello che voi avevate previsto. Lorenzo sabato aveva detto: l'incognita affluenza sarà molto importante, se si dovesse superare il milione di votanti, questi con ogni probabilità andrebbero a decidere, a scegliere, a indicare il nome di Elly Schlein. Bene, siete soddisfatti insomma del vostro lavoro, direi, sì? Sì, sì, sicuramente soddisfatti, si può sempre migliorare, il nostro sondaggio dava comunque nel complessivo un vantaggio ancora di Stefano Bonaccini, però avevamo individuato quella che è stata poi la dinamica reale, cioè che se fossero andati a votare una certa quota di elettori che ancora erano incerti proprio se recarsi ai gazebo o no, ecco, fossero andati, questi avrebbero preferito tendenzialmente Elly Schlein. Ed avevamo proprio la quota di votanti tra 1 milione e 1 milione e 2, è l'affluenza migliore per Elly Schlein, l'affluenza è stata praticamente esattamente 1 milione e 100 mila elettori, sono poco fa arrivati i dati definitivi del Partito Democratico. Quindi sì, ci fa piacere aver capito la tendenza, anche se si può sempre fare meglio. Prima di analizzare la grafica che la nostra regia ci ha mostrato un attimo fa, voglio chiedere a Savino Balzano se si aspettava insomma questa partecipazione e questo ribaltone soprattutto. Ma insomma, allora qui siamo alle solite. All'indomani di una consultazione elettorale ognuno se la racconta come vuole. E già da ieri sera abbiamo ascoltato i toni enfatici della grande partecipazione plebiscitaria a questo evento del Partito Democratico. Ora, in totale franchezza, io, che altrimenti uno potrebbe anche pensare, vabbè, ma gli è antipatico il Partito Democratico, leggo qualche dato. Nel 2007 a partecipare alle primarie furono 3 milioni 500 persone, nel 2009 3 milioni 100 persone, nel 2013 2 milioni 800 mila persone, nel 2017 1 milione 800 mila persone, nel 2019, quindi poco fa,
1.500.000 persone. Vorrei ricordare che candidati erano Zingaretti e Martina, quindi non dei candidati, diciamo, particolarmente carismatici. Questo che l'anno della svolta ha visto la partecipazione di circa 300.000-400.000 elettori in meno. Questo è un flop storico per il Partito Democratico e dimostra uno scollamento profondo dal paese reale. Scollamento, e concludo, che è confermato peraltro anche dal risultato, perché i circoli, ovvero il partito, aveva premiato Bonaccini, cioè il Partito Democratico, come ha notato qualcuno, ha avuto la capacità incredibile di perdere anche le proprie primarie. Direi che davvero è encomiabile, un risultato veramente impossibile da raggiungere. Su questo ci torneremo dopo, Savino, perché effettivamente l'anomalia che emerge da queste primarie, il voto dei circoli non è lo stesso, anzi è completamente diverso da quello invece espresso nei gazebo, e apre effettivamente degli scenari e delle... Qualcuno ipotizza anche che ci potrà essere un terremoto all'interno del Partito Democratico, ma ci arriviamo dopo. Adesso chiedo ad Alessio Tancori, regia, di mostrare appunto la grafica. Eccola qua, il nostro bel paese, la penisola. Lorenzo, spiegaci di che si tratta. Questo è il voto a Elly Schlein o a Stefano Bonaccini. Elly Schlein è in tonalità di rosso e Stefano Bonaccini in tonalità di azzurro. Ovviamente più è in vantaggio, più è arrivato, ha finito in vantaggio il candidato in una determinata regione, più è scuro il colore. Quindi qui possiamo capire in maniera intuitiva dove sono andati bene i due candidati. E vediamo che la vittoria di Elly Schlein incredibilmente si è costruita soprattutto nelle grandi regioni del nord. Già dal voto dei circoli si sapeva che la Liguria era fortemente a favore di Elly Schlein, ma vi è stato sostanzialmente un plebiscito in Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, la Liguria stessa. È andata molto bene anche in Toscana, è andata molto bene anche in Lazio, nonostante, a parte il Lazio, nonostante in queste regioni buona parte dei dirigenti del Partito Democratico si fossero schierati a favore di Stefano Bonaccini. Ecco, a Bonaccini resta sostanzialmente parte del meridione, nemmeno tutto, perché per esempio è clamorosa la vittoria della Schlein in Sicilia, nessuno assolutamente se l'aspettava. Noi sabato parlavamo dal nostro sondaggio, emergeva come Elly Schlein avrebbe avuto difficoltà a vincere, perché noi rilevavamo come andasse bene soprattutto tra i giovani e nelle grandi aree urbane che rappresentano un voto minoritario in Italia. Ecco, l'eccezionalità del voto di ieri è stato che Elly Schlein è andata benissimo anche in tutte le aree extraurbane. Ci sono paesi, ho visto, in Lombardia è incredibile, sappiamo che la Lombardia ha circa 8 milioni di votanti fuori dalle grandi città. Ecco, in Lombardia Elly Schlein ha vinto con il 65%, se ricordo bene, e ovunque, vincendo ovunque benissimo, anche in zone dove era veramente improbabile. Questa è stata la chiave della vittoria. Elly Schlein, molto a sorpresa, questo sì, è riuscita a convincere non solo giovani e votanti urbani, ma anche quella massa di elettori del PD, magari anche anziani. Noi abbiamo saputo di anziani, signore settantenni, che a Sondrio sono andate al seggio dicendo io voto Elly Schlein per cambiare. È stato un voto di richiesta da parte della base del partito di un forte cambiamento, di una forte rottura. Questo ci dicono i nostri dati. Se non sbaglio, Lorenzo, anche in Emilia-Romagna ha vinto Elly Schlein, perché sottolineo questa regione, perché ricordo ai nostri telespettatori che Stefano Bonaccini è presidente in quella regione. Infatti poi voglio sapere da Savino Balzano se secondo lui Bonaccini si sta un po' mangiando le mani per averla scelta come sua vice tempo fa. Ma prima Lorenzo. Sì, in realtà no, l'Emilia l'ha vinta Bonaccini, però è vero che non l'ha vinta di molto, cioè l'ha vinta con un margine molto più ristretto delle attese. Ci si aspettava Bonaccini sopra il 60% in Emilia-Romagna, invece ha chiuso al 56%, e sostanzialmente Elly Schlein rispetto al voto di circoli ha dimezzato lo svantaggio in Emilia. Quindi comunque è stato un voto, per quanto Bonaccini abbia vinto in Emilia, è stato un voto favorevole alla Schlein, paradossalmente, che qui ha accorciato le distanze ed era molto importante, perché l'Emilia ha tanti votanti alle primarie ed era quindi importante che non finisse con eccessivo distacco.
ha vinto Bologna, Elly Schlein, ha vinto nettamente nel comune di Bologna. Savino. Ma se guardiamo la grafica che avete proposto prima, ecco, non so se è possibile rimostrarla, vi rendete conto di come Elly Schlein in effetti abbia vinto nelle regioni più ricche e forti del paese? Non che questo sia un crimine, ma in qualche modo va a contraddire una narrazione che questa candidata aveva in qualche modo sostenuto ardentemente, ovvero il PD vicino agli ultimi, vicino ai fragili, vicino a chi non ce la fa. Ecco, se guardiamo questa cartina e vediamo le regioni più fragili del paese, penso alla Puglia, ma penso alla Campania, penso alla Basilicata, penso alla Calabria, noi abbiamo, al Molise, abbiamo una vittoria marcata, più o meno marcata, di Bonaccini. E peraltro la Schlein vince nelle grandi città, quindi si conferma ancora una volta questa logica del Partito Democratico, di un certo Partito Democratico che vince, come dire, nelle ZTL a dispetto delle periferie e delle fragilità. Vorrei far notare anche un altro aspetto, che la vittoria della Schlein in qualche modo è anche speculare, asimmetrica, rispetto all'elettorato del Movimento 5 Stelle, che invece vede nel sud una roccaforte. Questo è certamente un elemento da considerare in termini di analisi del voto. Lorenzo, quando è che voi ieri come BD Media avete seguito lo spoglio? Quando è che avete capito, avete iniziato a capire che la situazione avrebbe dato, sancito la vittoria di Schlein su Stefano Bonaccini? Allora, ufficialmente noi abbiamo mandato in onda una proiezione, la nostra prima proiezione, e siamo stati gli unici a fare una proiezione, perché in realtà in una elezione come le primarie non è semplice, non ci sono seggi campione come nelle elezioni ufficiali. Noi abbiamo cercato di fare una proiezione basata sui dati regionali. Non era semplicissima, nonostante ciò alle 9:15 noi abbiamo dato una proiezione che dava Elly Schlein tra il 51 e il 56%, quindi prendendo il valore medio 53,5, quindi prendendola quasi al decimo di punto, siamo molto contenti. Ma se devo dire la verità, già nella prima mezz'ora, quando c'erano solo poche migliaia di dati ufficiali, facendo il confronto col voto dei circoli, si vedeva che ovunque, dove Elly Schlein, mettiamo, era pari a Bonaccini nel voto dei circoli, prendeva 20 punti, dove era indietro di 30, era indietro solo di 10, insomma ovunque recuperava 20, 25, 30 punti, e questo già per una proiezione dà un'indicazione molto chiara che sta succedendo qualcosa di sorprendente. Era già abbastanza chiaro dopo la prima ora che Elly Schlein probabilmente avrebbe vinto, anche se poi ovviamente bisogna essere prudenti e attendere più dati per poter fare una proiezione. Però allora Savino, adesso arriviamo su questo punto, perché la differenza tra il segretario scelto dai circoli, ovvero da coloro che hanno la tessera del Partito Democratico rispetto a coloro che ieri hanno votato nei gazebi, è una cosa mai vista nella storia del Partito Democratico. E secondo te adesso come riuscirà Elly Schlein a impostare la sua linea, ricordando appunto che i dirigenti dei vari circoli, perché erano loro appunto magari a tirare la candidatura di Bonaccini, adesso non saranno, sì, hanno detto tutti che saranno dalla stessa parte, che si impegnano a far rinascere il partito, però sembra più difficile imporre una linea netta in questo modo. Ma io francamente questa rinascita del Partito Democratico non posso che immaginarla attorno ad un'idea, attorno ad un programma molto solido. Io oggi in maniera caustica, me ne rendo conto, e polemica, ho scritto che c'è stato uno scontro titanico tra il nulla e il niente all'interno di questo congresso del Partito Democratico, del quale peraltro, sottolineo, non si è accorto nessuno, soltanto una certa stampa, perché in effetti se voi andate per strada e parlate con la gente del congresso del Partito Democratico, secondo me molti non sapevano nemmeno che ci fosse la votazione. Ma e questo è un problema per un partito che vorrebbe avere una vocazione popolare. Ma ad ogni modo non si è vista una contrapposizione di contenuti vera, profonda, articolata tra i candidati in campo. Abbiamo visto una sciorinata di slogan, e li definiamo così perché, come dire, abbiamo un orario che ci impone una certa eleganza, una serie di slogan da un lato e dall'altro, ma che di contenuto avevano ben poco. Ad esempio, io mi domando se la Schlein sia in grado di proporre un'agenda alternativa a quella di Enrico Letta rispetto alla crisi internazionale, punto rispetto al quale il Movimento 5 Stelle invece riesce a delineare una identità alternativa rispetto alla maggioranza di governo.
Vedete, in realtà in questo momento la Schlein ha un vantaggio rispetto ad esempio alla Meloni. La Schlein può portare avanti quella che Giovanni Sartori chiamava l'opposizione irresponsabile. È difficile immaginare che a breve il Partito Democratico torni alla guida del paese, quindi può approfittare di questa parentesi per promettere la qualunque. Ad esempio per promettere di volere stabilità nei posti di lavoro, innalzamento dei salari, sanità pubblica, università pubblica, scuola pubblica, tutto ciò che in realtà negli ultimi 10-15 anni ha distrutto in prima persona. Potrà prometterlo, qualcuno se la berrà, e quindi magari la Schlein avrà anche la possibilità di rinsaldare un minimo i consensi del partito. Il problema però è che dal mio punto di vista, quando poi il partito qualche tempo sarà rimesso alla prova dell'esercizio del potere politico, vedremo riemergere i grumi di potere di cui è denso il Partito Democratico, che metteranno in crisi la leader e probabilmente l'andranno ad impallinare. Lorenzo, invece a te chiedo, usciamo un attimo dalle analisi e dai sondaggi, un commento, un parere su come si è svolta questa campagna elettorale. Come diceva anche prima Savino Balzano e come io leggevo sui giornali, diversi osservatori hanno un po' criticato insomma le mosse dei due. È stata una campagna elettorale volta a smussare le differenze. Emblematico è stato il confronto che i due hanno avuto a Sky TG24, si chiamavano per nome, su molti temi erano insomma sulla stessa linea. Tu che idea ti sei fatto? Ma io mi sono fatto l'idea che sicuramente si è voluta incentrare la campagna elettorale anche su l'idea comunque di unità del partito e di evitare troppi scontri. Non dimentichiamo che il Partito Democratico viene da anni in cui è stato dilaniato dagli scontri interni tra correnti. Quindi tenendo anche conto, non dimentichiamolo, che Stefano Bonaccini e Elly Schlein si conoscono molto bene. Elly Schlein è stata la vicepresidente dell'Emilia con Stefano Bonaccini presidente, per la quindi c'è conoscenza, probabilmente c'è anche stima, per cui comunque è stata sicuramente una campagna elettorale all'insegna del fair play. Detto ciò, ci sono state delle differenze. Una, secondo me, la differenza fondamentale, che poi è stata, credo, veramente decisiva nel voto. Cioè che Stefano Bonaccini è apparso come l'elemento di continuità, usato sicuro, se vogliamo dire così, nel solco anche del moderatismo dei precedenti segretari. Elly Schlein, che sia vero o no, perché non dimentichiamo è sostenuto da dirigenti storici del partito, da Bersani, Franceschini, Zingaretti. Però in ogni caso lei è apparsa come la novità, è riuscita ad apparire come la novità, è riuscita ad apparire come candidata di rottura, in un certo senso lo è anche perché comunque ha una piattaforma più a sinistra rispetto a quella non di estrema sinistra come qualcuno dice, però comunque più a sinistra della media del Partito Democratico degli ultimi anni. Il solo fatto di essere donna appartenente alla comunità LGBTQ, comunque ci sono degli elementi indubbiamente di rottura. Ecco, in questo momento Bonaccini non è stato, secondo me, capace di capire che il popolo del Partito Democratico, per quanto ridotto di numero e tutto quanto, chiedeva una fortissima rottura, e della continuità del moderatismo, dell'usato sicuro, evidentemente non ne voleva più sapere. Evidentemente sì. Grazie a Lorenzo Reggiroli, analista di BD Media, per essere stato qui con noi. A presto, Lorenzo. Grazie a voi e buona continuazione. Savino, noi restiamo ancora un po', ci divertiamo adesso ad analizzare le reazioni che sono arrivate subito dopo la vittoria di Elly Schlein, subito dopo e anche nella giornata di oggi. Partiamo da quelle della giornata di oggi. Tu prima facevi riferimento alla posizione internazionale del Partito Democratico e ti chiedi insomma quale sarà la linea di Elly Schlein. Se lo chiede anche Rosy Bindi, la quale ha detto: non mi piace il silenzio sulla guerra in Ucraina, sarà molto attenta su questo tema, dovrebbe dire parole chiave al riguardo, è in gioco un nuovo assetto mondiale. Però ancor più di Rosy Bindi ha fatto rumore oggi l'addio di Fioroni, che è un esponente, lo è sempre stato, un esponente di spicco del Partito Democratico, e il, chiamiamolo così, l'ultimatum di Gori, Giorgio Gori. Andiamo a vedere il tweet. Giorgio Gori scrive:
Elly Schlein merita i complimenti per ciò che ha saputo fare, molti auguri di buon lavoro, ha una grande responsabilità, può decidere di radicalizzare il PD e farne un partito di stanza e di battaglia identitaria, ma non di governo, o tentare ciò che riuscì a Nichi Vendola e Giuliano Pisapia nei rispettivi contesti, dopo aver vinto a sorpresa le primarie, tenere insieme e valorizzare le diverse anime del centro-sinistra, superare i settarismi, coniugare passione politica e concretezza. Spero vivamente che scelga questa seconda strada, perché l'ho detto ultimatum, perché sembra, almeno da questo tweet, che qualora scelga la strada, la prima opzione presentata da Gori, sia pronta ad un addio? Allora, io vorrei tranquillizzare i vertici del Partito Democratico, perché questa segretaria in realtà cambierà assai poco, cambierà un po' l'immagine del cartello elettorale, ma stiano tranquilli, stiano sereni, mi verrebbe da dire, perché le loro rendite di posizione non saranno messe in discussione, quantomeno non nel medio-lungo periodo. Io vi dico la verità, apprezzo più chi ad un certo punto decide di lasciare il Partito Democratico piuttosto che chi decida di rimanervi. Sapete perché? Perché Elly Schlein ha lasciato il Partito Democratico perché fondamentalmente ne schifava i dirigenti. A un certo punto ha detto: io vado via perché questo Partito Democratico lo trovo orribile, lontano dalle logiche e dagli interessi del paese. Ora torna nel Partito Democratico da segretaria ed è pronta a collaborare con quella stessa classe dirigente che in passato appunto aveva così, diciamo, nettamente allontanato, uscendo dal Partito Democratico, occupando il Partito Democratico. Questo vi fa capire, insomma, quanto sia decisa a rottamare. Di rottamatori nel PD ne abbiamo visti diversi, alla fine si rottama tutto perché non si rottami niente. A proposito dei rottamatori, vediamo adesso il tweet di Ettore Rosato di Italia Viva. Tutta la campagna elettorale della Schlein è stata giocata sulla collaborazione con il Movimento 5 Stelle e Conte, già pronti forchette e coltello per andare a pasteggiare da quelle parti. Il PD è già finito, non è più il partito di riformista di Veltroni e Renzi. Prima di darti la parola voglio leggere anche quello di Carlo Calenda, perché insomma con Italia Viva, sapete, il terzo polo e quant'altro. Dopo le elezioni di Schlein il campo è ben definito, PD, Movimento 5 Stelle su posizioni populiste radicali, Fratelli d'Italia guida la destra, il terzo polo che rappresenta riformisti, liberali democratici e popolari. Domani partirà un cantiere aperto e inclusivo per arrivare a un partito unico. Porte aperte, qualcuno varcherà l'uscio del terzo polo, Savino, secondo te? Ma io dico, Carlo Calenda, non si dia per sconfitto in anticipo, anche perché ci sono le elezioni che poi in effetti sconfitto lo fanno risultare effettivamente, quindi non anticipi i tempi, la sconfitta arriverà ancora. La Schlein ha detto chiaramente che non guarda al Movimento 5 Stelle, guarda a chi ci sta rispetto alla sua agenda, che non si è ancora capita, ma in poche parole quello che vuole dire è mettiamoci d'accordo. La Schlein non ha mai detto di no al terzo polo peraltro nel quale all'interno c'è Matteo Renzi, che dovrebbe essere, diciamo, la sua nemesi e colui il quale la sinistra, nella narrazione di Elly Schlein, l'avrebbe definitivamente archiviata. Eppure la Schlein ha detto, non ha detto alcun no al terzo polo, quindi c'è spazio anche per loro, non disperino. Ora invece leggo quella che è stata la dichiarazione di Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, proprio a risultato conclamato. Congratulazioni a Elly Schlein e complimenti al PD per la mobilitazione dei suoi elettori nel congresso. Spero che l'elezione di una giovane donna alla guida di Via del Nazareno possa aiutare la sinistra a guardare avanti e non indietro. E oltre a questo ti chiedo, Savino, noi nel blog di Copertina abbiamo mandato un estratto della conferenza stampa di ieri, dove la nuova segretaria del PD diceva: adesso il partito di Giorgia Meloni deve iniziare a preoccuparsi. Come la vedi tu questa sfida che si consumerà sia dentro che fuori le aule del Parlamento? Purtroppo la Meloni non ha alcun tipo di timore della Schlein. E guardate che questo governo è un governo che a me personalmente non convince, rischia di fare tanti, tanti guai. Avrebbe bisogno di un'opposizione politica seria, forte, radicata. Il problema è che la Schlein non la rappresenta. In questo momento l'opposizione è allo sbando. A me piacerebbe che la Meloni guardasse con, come dire, preoccupazione alla Schlein, ma in realtà io credo che la Meloni non se la fili proprio, e io al posto suo probabilmente farei lo stesso.
Prima di salutarci voglio far vedere a te e ai nostri telespettatori questo murale di TV Boy che è apparso a Milano, ecco, un pugno chiuso con smalto rosso che sbuca da una tomba dove era morta la sinistra, che invece adesso sarebbe risuscitata. Savino, non ti chiedo un commento perché non abbiamo più tempo, anche perché insomma ho capito. Ci siamo capiti, insomma, qual è la tua idea. Ti ringrazio, noi ci sentiamo domani. Un caro saluto. E grazie sempre in primis a voi per averci seguito, ad Alessio Tancorra in regia, ora c'è il TG Sport, poi l'imprenditore e gli altri e l'informazione torna a 12:30. Buona serata.